e Litolcè, manifestazione a difesa del Tiberio Evoli. Da alcuni anni oramai assistiamo impotenti al continuo progressivo degrado del nostro ospedale. I cittadini di Melito e di tutta l'area grecanica si ritroveranno davanti l'ingresso principale dell'ospedale Tiberio Evoli a partire dalle ore 9.30 di sabato 24 ottobre 2015 e in contemporanea con la grande manifestazione organizzata per lo stesso giorno a Polistena. Un'assemblea pubblica perché si sappia che i melitesi non sono passivi ma lottano per i valori in cui credono. La gente grecanica, pur nella sua ingenuità, pur nella sua creduloneria, non crede più alla Befana e chiede risposte. Le chiederà nuovamente scendendo in piazza in un pacifico sit-in, un'assemblea davanti all'ospedale Tiberio Evoli, sabato 24 ottobre alle ore 9.30. E anche se la politica fa di tutto per nasconderlo, in Calabria la gente si è svegliata. Anche a Melito di Porto Salvo la gente si è svegliata. Il vento sta cambiando ed è bello. È quanto mai più importante che la gente si riprenda i suoi spazi, che la gente torni in piazza a difendere i propri diritti, quelli dei propri figli, delle future generazioni. La sanità in Calabria ed in particolar modo a Melito di Porto Salvo, nel territorio dell'area grecanica, assume un valore squisitamente simbolico perché snaturata dalla sua funzione costituzionalmente e geneticamente preordinata di pubblica assistenza. In questi anni si sono ripianati debiti economici attraverso la compressione dei diritti costituzionali. Vogliamo solo chiedere di essere trattati come uomini e donne di un paese civile, come cittadini di uno Stato che ha una Costituzione che contempla diritti, ma contempla anche doveri, tra i principi fondamentali. L'unico strumento costituzionalmente garantito per cercare di arrestare tale declino è quello della protesta e quello anche della proposta. Per questo ci ritroveremo sabato 24 ottobre alle ore 9.30 davanti l'ospedale Tiberio Evoli di Melito di Porto Salvo. Le frasi imbonitrici, le fascinorerie, le prese in giro e le malevoli supposizioni, a tratti minacciose, a volte accattivanti, le lasciamo alla politica del non saper fare. Da parte nostra continueremo a denunciare cosa sta accadendo all'ospedale di Melito di Porto Salvo, lo vogliamo fare assieme ai cittadini dell'area grecanica. Appuntamento quindi a sabato 24 ottobre 2015 alle ore 9.30 con la seconda assemblea a difesa dell'ospedale Tiberio Evoli. Dopo averci rubato la dignità, ora vogliono rubarci anche la libertà di pensiero. Quindi dobbiamo pensare a risolvere i problemi, di parlarne, di confrontarci, esprimere liberamente il nostro pensiero e dare il nostro piccolo e modesto contributo. Non restare chiuso qui in pensiero, riempiti di sole e vai nel cielo, cerca la tua casa e poi sul muro scrivi tutto ciò che sai, che è vero. Così cantavano i Pooh, che avevano detto chiaramente che il pensiero si deve riempire di sole, di pulizia e di chiarezza, e scrivere sul muro ciò che è vero e non le promesse non vere e non inutili che hanno determinato la perdita dei principali diritti, cioè la salute, il lavoro, con l'incompetenza e spesso con le manipolazioni politiche ed intellettuali di un paese, di una popolazione. Per questo troviamoci sabato 24 ottobre 2015 alle ore 9.30 con la seconda assemblea a difesa dell'ospedale Tiberio Evoli. Merito c'è, manifestazione quindi a difesa del Tiberio Evoli e della salute nel territorio dell'area grecanica. A sabato 24 ottobre alle ore 9.30 davanti l'ospedale Tiberio Evoli di Melito di Porto Salvo. Thank you.
vicino.